Allora, c'era il fly, c'era il discorso del fly all'indietro. Vi faccio vedere un attimo sta mossa. Sta mossa in realtà non c'entra niente con la stance. È questa qua. Grande Greluca, grazie mille. De, boia. De. Allora io de. Sta mossa è una gran rottura di cazzo. Perché questa praticamente è una super sparizione. Allora, le sparizioni concettualmente sono mosse che vanno all'indietro da frame molto bassi e poi riappaiono fondamentalmente gli ultimi frame. Questa mossa, oltre che sparire, salta, crasha tutti i bassi. Allora, a certi frame crasha tutto perché il personaggio va all'indietro, quindi sparisce. Però in linea di massima anche salta e salta in un modo che si va anche a crashare dei medi. Quindi dovete stare molto attenti. Allora, non so esattamente a che frame comincia a crashare, ma è molto basso. È molto basso. Potremmo anche provarlo in realtà, il primo frame di crash. Credo che però dipenda anche un po' dalle interazioni, perché non è una parry, ok? Comunque una mossa un po' articolata. Come si affronta un avversario che ti spamma sta mossa? Fondamentalmente, questa mossa si para e va a meno 18. Occhio a prendersela perché è anche un hit engager. Quindi, quando vi prende, è super premiato. E di conseguenza, chi gioca Devil Jin ha molta voglia di farvela questa mossa. C'è un altro problema. Quando in hit system annulla il meno 18. Andando a più 5, facendo così. È una roba molto molto pesante, che dovrete starci molto attenti quando giocate contro Devil Jin. Ora, purtroppo anche vantaggi pesi come per esempio un più 8, se lo andate a chiudere con un DF1, ci sta che questa mossa non si faccia chiudere. Facciamo una piccola prova. Sono abbastanza sicuro che a frame 5 si attivi comunque. Allora. E invece in realtà vediamo frame 5. In realtà può anche essere un litbox della mossa che non lo fa partire. Quindi ovviamente ognuno provi le sue. Però qui già vedete, sono a più 8, ma tiro da 14. Non ce la fa, non ce la sta facendo a partire. Vediamo con DF4. Nemmeno. La mossa inizia, ma non performa. Gli serve più frame. Vediamo, vediamo cosa abbiamo. Questo è più 7. Dipende anche ovviamente un po' dall'hitbox qui. Dipende tutto molto dall'hitbox, infatti. Infatti, qui per dire a contrasto non si riattacca con l'1, quindi vuol dire che la mossa ha già iniziato a mangiare già dai primissimi frame. Guardate, tra l'altro, interessante. A una certa distanza crasha meglio i colpi alti dei colpi medi. Vedete che la mossa sta partendo qui, non ce la fa però non ce la fa però a scappare abbastanza. Vediamo con il basso cosa succede. Troppo veloce, non ce la fa. Questa è da 14, proviamo con questo. E infatti con questo ce la fa. Nonostante ci siano soli 7 frame di margine, esattamente come il DF1, qua ce la fa. Quindi allora, va bene, in linea di massima. Non è questo, non potete calcolare un'attivazione precisa come fate con le parry, per esempio. Perché è una mossa articolata. Se vedete, guardate il movimento che fa Devil Jin. Il come sposta il suo poligono in una determinata e particolare coordinata. E comincia,
gradualmente a farlo subito, quindi dipende dalle mosse che si prenderà a contrasto. Potenzialmente gli facessi una cosa del genere, ecco, per dire, no, la cosa col giusto hitbox lo prenderà sempre. Chiaramente se la cosa dove una mossa dove lui non toccherà, non lo prenderà mai. Qui ho avanzato in entrambi i casi per arrivare all'incirca allo stesso frame, per darvi l'idea. Quindi già un primo modo con cui potete affrontarlo è studiarvi ste cose, studiarvi scelte come questa, per esempio questa DF1 NIT, DF1. So che a distanza ravvicinata questa cosa non entra, so che se sono di punta questa cosa entra. Non è nemmeno, non è solo un discorso di frame in questo caso, è un discorso di situazione. Beh, so che ho questo medio che anche se va un hit, questo DF4 generico che è un po' che dà pushback anche in hit e in normal hit, so che dopo più o meno qualsiasi cosa io me la prendo, a meno che non voglio fare una roba del genere tirata bene. Quindi dovete proprio letteralmente qua guardare quelle scelte, anche immaginandovelo un po' in base all'hitbox delle mosse. Più consistente sarà verticalmente la mossa, in linea di massima meglio è, e ovviamente in tutto questo vi servono anche cose veloci, perché nel frattempo lo stronzo del piccione sparisce all'indietro. Un altro modo di affrontarla banalmente è con lo spacing. Cioè, allora, una cosa che potete fare a volte è rinunciare a vantaggi, non dovete tirare per forza. Questo BB può evitare questo, può evitare U4, può evitare la Power Crash, può evitare il blocco, quell'altra Power Crash, può evitare le tirate sotto frame e capitalizzare. Sembra una cazzata, però a volte quando un personaggio avversario è dotato di escape così potenti bisogna valutarlo. In questo caso il BB non è che vi serve solo per questa mossa, vi serve per tutta una serie di cose. In più vi copre molto bene anche questa mossa, perché a quel punto potete fare questo, a parte la juggle mancata, e potete fare questa cosa qui. In alcuni casi potete anche valutare di schivare tranquillamente, lanciabile sia in with punish che un block. Sullo step un po' più difficile, comunque ce la fate anche sullo step. Vedo, non riesco a prenderlo alle spalle. Per Xiao, per esempio, questa potrebbe essere una cosa interessante, perché potrebbe mettersi in vantaggio in Fenice per minacciare di mix up e al tempo stesso sapere di evitare la sparizione. Potete applicare ragionamenti del genere, secondo me, per andare a contrastare questa mossa. In ogni caso, a meno che non sia in hit system e decida di utilizzarla come hit dash, la mossa sta a meno 18. Quando è in hit system, a maggior ragione vi conviene mandarla a vuoto, perché in questo modo la mossa andando a vuoto non si attiva l'hit dash.